Footbox. La primavera delle idee, e questo è il titolo dell'incontro organizzato dall'onorevole Fabrizio Di Stefano e appoggiato dal gruppo consigliare di Forza Italia in Regione Abruzzo, Fondazione Cantiere Abruzzo e il gruppo al Parlamento Europeo. Parlare di prospettive, di condizioni e soprattutto di volontà per un rinascimento sia della Regione Abruzzo che del centrodestra abruzzese. Perché una classe che vuole proporsi come essere classe dirigente, che ha bisogno di essere classe dirigente, deve non soltanto, come giusto e come sta facendo, indicare le carenze di questa amministrazione nazionale e regionale, ma deve anche essere capace poi, dopo la critica, anche di fare la parte costruence, cioè di dire quali sono le idee e progetti su cui poter rilanciare una regione in difficoltà come l'Abruzzo, una regione che è quindi davvero in difficoltà. Se pensiamo che abbiamo avuto in meno di 10 anni 2 terremoti, aggravato quest'ultimo da una catastrofe nevosa senza precedenti, ma una regione che conosce un momento di crisi economica davvero straordinario e in cui questa guida regionale è stata fallimentare, perché se vediamo tutti gli indici di crescita sono stati tutti negativi, e noi dovremmo interrogarci e porci il motivo per cui una promessa, quella del Presidente D'Alfonso, di fare dell'Abruzzo una regione facile, una regione veloce, una regione sicura, si è invece trasformato in una regione fallimentare. Credo che l'Abruzzo però ha spalle forti, ha orgoglio e ha vitalità per riprendersi, occorrono delle idee. E noi allora oggi proponiamo non soltanto un'analisi fortemente critica di questo quadro regionale, accompagnata a un'analisi altrettanto critica del quadro nazionale, ma siamo pronti anche a dire che siamo in grado di mettere in campo delle idee che poi, se gli elettori ci daranno la possibilità, saremo in grado anche di trasformare in progetti concreti per il rilancio di una meravigliosa regione che ha tutte le potenzialità per farlo, ma che in questo momento vive un periodo di grandi difficoltà. Agostino Ballone, il presidente regionale di Confindustria, un Abruzzo che ha enormemente bisogno di ripartire. Un Abruzzo che ha bisogno di ripartire, per la verità già in parte siamo ripartiti, i dati del nostro centro studi ci indicano una ripresa, ancorché limitata ancora nelle percentuali, ma è sempre una ripresa, il che significa che abbiamo invertito la rotta. Gli indicatori economici, per esempio sulle esportazioni, sono assolutamente confortanti. Le nostre imprese evidentemente sanno ben lavorare e ben conquistare i mercati di riferimento. I giovani, e non è una frase fatta, sono il futuro della nostra economia, delle nostre imprese. Sui giovani bisogna investire. Parte e sta in corso di elaborazione il progetto giovani o tutte quelle altre attività che facilitano l'introduzione dei giovani nelle imprese. Scuola-lavoro, per esempio, è uno degli argomenti sui quali stiamo lavorando. Abbiamo fatto convenzioni con gli istituti scolastici proprio per agevolare e facilitare l'ingresso dei giovani nelle aziende. Poco fa lei ha detto che l'Abruzzo è pian piano ripartita, ma cosa manca? Cosa c'è da migliorare per far sì che questo Abruzzo torni ad essere quello che era una volta? Bisogna abbandonare la politica della fiscalità di svantaggio che in questo momento abbiamo, perché è bene ricordarlo, abbiamo ancora una maggiorazione di fiscalità derivante dal commissariamento della sanità. Questa fiscalità di svantaggio ancora esiste e opprime quindi le imprese. Bisogna invece passare alla fiscalità di vantaggio, quindi facilitare le imprese a investire nel nostro territorio. Siamo nell'era dell'industria 4.0, è un nuovo modo di fare impresa, ma per poter fare l'industria 4.0, per esempio, necessita immediatamente l'alta velocità nelle nostre reti dati, per esempio, cosa che ancora dobbiamo realizzare. Anche le infrastrutture sono un viatico, un punto di partenza per far rinascere questo Abruzzo. Secondo me sì, tenete conto che il nostro investimento oscilla in funzione della soluzione che
poi il governo deciderà, il ministero deciderà di scegliere tra i 3 miliardi e i 4 miliardi e mezzo di euro. Quindi è un investimento importante che può creare posti di lavoro per un certo numero di anni. Un gruppo, il vostro, tutto abruzzese, per far tornare grande l'Abruzzo? Sicuramente abruzzese al 100%. Io sono non abruzzano romano, ma oramai mi considero abruzzese. Sono talmente tanti anni che sto in Abruzzo che mi considero tale. Il fatto che si vuole aggiornare e fare degli ammodernamenti per questa autostrada che collega la parte interna dell'Abruzzo a Roma è una cosa importante? Sicuramente è una cosa importante, soprattutto se il governo ci venisse appresso nelle soluzioni che stiamo proponendo, perché questo permetterebbe di accorciare di circa 30 km la distanza Roma-Pescara e quindi in termini di tempo è circa mezz'ora di meno di tempo di strada da fare. Se non si riesce a fare questo rimane tutto com'è, con i problemi d'inverno con la neve e con la pioggia che rimarranno gli stessi. Il ministro si definisce un minimalista e quindi dice mettiamo a posto le cose che ci sono. Noi diciamo facciamo quello che hanno fatto gli altri, variante di Valico, Salerno-Reggio Calabria, che hanno approfittato di questo per ammodernare le strutture e progettarle con criteri più moderni, riducendo i tempi di percorrenza. Oltre ai problemi che sono neve, pioggia, eventi atmosferici, ci sono anche quelli naturali come quelli del terremoto. Vediamo il terremoto di scordarcelo, perché speriamo che arrivi il più tardi possibile. Un tracciato in galleria è sicuramente molto più sicuro rispetto a un tracciato sui viadotti, come è stato dimostrato. Quando è stato il terremoto del 2009 noi abbiamo dovuto ritirare su qualcosa come 150 campate di viadotti. Se avessimo avuto più gallerie il problema sarebbe stato molto più limitato. Valentino Sciotti, patron Farnese Vini, un'azienda importante dell'Abruzzo e del mondo. L'export potrebbe essere un viatico molto importante per far rinascere l'Abruzzo. Sì, sicuramente è un mercato più grande e quando è il mercato più grande è più facile trovare opportunità, quindi io penso che tutte le aziende abruzzesi, memori dell'ultima crisi sul mercato domestico, debbono guardare ai mercati esteri per dare più solidità al proprio progetto imprenditoriale. Un importante imprenditore che cosa potrebbe fare per iniziare a investire in Abruzzo? Questo è un attimino più difficile perché noi siamo molto legati alla materia prima che è l'uva da vino e al mercato, all'assorbimento del mercato. Noi per investire di più abbiamo bisogno di vendere di più, quindi investimenti più importanti per noi oggi sono nell'apertura di nuovi mercati e nella promozione del prodotto. Cosa manca all'Abruzzo per essere quello che era una volta? Il mercato che è cambiato non è più quello di una volta e l'Abruzzo è andato un attimino indietro anziché andare avanti. Io penso che l'Abruzzo debba innanzitutto vendere un'immagine più bella di se stessa. Io l'ho detto prima nel nostro incontro, oggi siamo conosciuti per il terremoto. No, l'Abruzzo non può pensare di essere conosciuta solo per il terremoto. L'Abruzzo deve essere conosciuto perché è un territorio meraviglioso, un territorio dove possono crescere delle grandissime eccellenze, soprattutto nel settore agroalimentare, e l'Abruzzo soprattutto deve farsi conoscere perché è un bellissimo territorio da visitare, dove venire a trascorrere vacanze, dove venire a spendere i propri soldi, e non perché c'è stato il terremoto, ma perché è bello. Per valorizzare dobbiamo rendere fruibile, accessibile tutto ciò che di bello abbiamo. Oggi questo non è così. Oggi siamo come un grande supermercato che ha gli scaffali vuoti e tantissima merce nei magazzini, e poi si preoccupa di come fare per far arrivare i possibili acquirenti nel supermercato senza preoccuparsi di mettere la merce nello scaffale. Abbiamo tantissime bellezze nella nostra regione, rendiamole fruibili, perché se oggi scendo da un aereo, arrivo a Pescara e voglio fare un tour in tutta la nostra regione, non esiste un tour. Allora, prima di promuovere l'Abruzzo per dire veniteci a trovare, preoccupiamoci per queste persone quando arrivino che abbiano qualcosa di meraviglioso da vedere, da fare e da ricordare quando vanno via.
Il coordinatore regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, oggi qui all'Hotel Villa Maria, le primavere delle idee, un importante appuntamento per ripartire. L'onorevole Fabrizio Di Stefano, che è il promotore di questa bella iniziativa, lui ne ha organizzate già altre negli anni passati. Se non si discute sugli argomenti, sui temi, sui contenuti, rischiamo di perdere anche, come dire, la bussola e soprattutto la direzione dove dobbiamo andare. Centrodestra basa la propria azione politica su una serie di principi e di valori sui quali dobbiamo naturalmente discutere, nei confronti dei quali va fatto giustamente un approfondimento, un aggiornamento. Quindi l'occasione che è data qui a Francavilla oggi e domani è proprio quella di confrontarci per un rilancio di tutto il centrodestra, non solo di Forza Italia, tant'è vero che oggi per esempio è previsto un dibattito con gli altri responsabili rappresentanti delle formazioni che comunque aderiscono al centrodestra, nella ferma convinzione che uniti possiamo rappresentare davvero una prospettiva di rilancio e soprattutto un'alternativa vera all'attuale governo del centrosinistra, che sta dimostrando tutta la propria inadeguatezza. Discutere e confrontarsi, come ha detto lei, per arrivare uniti ai prossimi appuntamenti politici. Esattamente, infatti abbiamo già dato una bella dimostrazione al Comune dell'Aquila, dove dopo 15 anni siamo riusciti ad unirci e a fare un cartello unico di tutte le formazioni centrodestra, di fatto dando la possibilità al nostro candidato sindaco di lottare davvero per la vittoria. E questo naturalmente deve essere il preludio migliore per gli appuntamenti, le occasioni che ci saranno nel corso dell'anno prossimo, e cioè in particolare quello delle elezioni politiche, per le quali noi dobbiamo trovarci pronti. Abbiamo sicuramente perso molto sostegno da parte dei giovani che si sono, come dire, rifugiati o nell'astensione oppure peggio ancora nel voto al Movimento 5 Stelle. Dobbiamo recuperare quella che per noi invece è considerata la parte più significativa e più importante, il futuro della nostra azione politica. Stiamo dando la massima spinta e la massima condivisione alle forze più giovanili, i giovani che devono essere sicuramente gli attori, i protagonisti del nostro futuro. Mauro Febo, la primavera delle idee, questo importante evento qui a Francavilla. Un momento importante perché ci confrontiamo a 360 gradi con tutti, dai giovani agli imprenditori, a tutto il centrodestra, anche chi oggi magari può sembrare che prenda altre vie, ma credo che invece sia importante che rimanga così come insomma fino adesso ha fatto, rimanere nel centrodestra, e soprattutto cominciamo a confrontarci per cominciare a ragionare su come far ripartire questa macchina, questo Abruzzo che era, diciamo, martoriato prima, lo abbiamo risollevato, oggi mi sembra insomma fortemente bloccato, e quindi la macchina deve essere nuovamente messa in moto, e per fare questo ci vogliono idee, ci vuole soprattutto la possibilità di confrontarsi, di discutere, trovare una linea e poi perseguire quella linea. È la prima volta che almeno fino adesso in questi 3 anni il centrodestra ha subito profonde trasformazioni, da PDL si è trasformato in tante cose. Queste cose si riuniscono nelle segrete stanze normalmente solo quando si devono decidere le candidature per i sindaci. Beh, invece oggi per la prima volta li abbiamo fatti mettere insieme e discutere apertamente con il popolo del centrodestra, che può fare delle domande, soprattutto i giovani, e quindi cominciare a delineare un nuovo centrodestra, che deve ripercorrere sicuramente la strada già tracciata, ma magari dare anche qualche segnale diverso rispetto a prima. Lorenzo Sospiri, la primavera delle idee per far rinascere le idee sia per centrodestra in Abruzzo e per l'Abruzzo. Noi sosteniamo ed apprezziamo questa iniziativa, che nel titolo è augurale ma esprime anche profondamente il bisogno che ha, direi, l'Abruzzo di avere un centrodestra con idee chiare. A mio avviso l'esperienza politica del governo regionale di centrosinistra è ampiamente deludente, e secondo me anche si avvia ad una conclusione non positiva per l'Abruzzo. La nostra regione è in piena crisi economica ancora, è ancora in gravissima difficoltà occupazionale ed è oggetto di una doppia calamità naturale, sisma neve.
È giusto che il centro-destra si ritrovi, che ne discute, si confronti senza rete con i cittadini abruzzesi e che determini immediatamente quali sono le priorità di governo, che sono sempre le stesse: far calare le tasse, tagliare la spesa pubblica ed investire le risorse che ci sono per creare maggiori aiuti, ovvero spendere bene i soldi del sociale, e maggiori posti di lavoro, ovvero fare le infrastrutture necessarie. Punto. Non tutte le sciocchezze che sentite ogni giorno declamare, solo declamare, dal Presidente della Regione. Facciamo questo e andiamoci a riprendere l'Abruzzo, che ha voglia di tornare a essere governato dal centrodestra. Vanessa Combattelli, la consigliera comunale più giovane d'Italia e consigliera comunale del comune di Popoli. Come si fa a trovare da così giovani la fiducia in questa politica? Beh, di certo non è facile, perché attualmente noi ci ritroviamo in un ambiente politico che è anche difficile per i giovani, poiché ci sono i cosiddetti dinosauri della politica che non permettono ai ragazzi di emergere. Però è anche vero che i giovani hanno un qualcosa in più, e questo qualcosa in più si chiama ardore, speranza e soprattutto amore. Difatti ciò che mi ha spinto ad entrare in politica è stato soprattutto l'amore, la passione per dire: io posso cambiare il mio territorio, posso fare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo che può fare la differenza. Ad oggi il consiglio che mi sento di dare ai miei coetanei e ai più giovani è di credere nella politica, nonostante ci siano degli eventi che magari ci lasciano sfiduciosi, ci lasciano perplessi. Dobbiamo continuare a lottare, perché c'è sempre qualcosa per cui vale. La terra che abbiamo comunque ci è stata data in eredità, e noi dobbiamo vederla in questo modo. Dobbiamo dimostrare di essere più bravi, migliori e soprattutto onesti e leali. Penso che siano questi i valori che noi giovani dobbiamo prendere e quindi utilizzare per fare davvero del bene nel nostro territorio, non mollare mai soprattutto. Due fasi di questo appuntamento: uno, si parlerà di questo periodo di crisi, un periodo di crisi in cui forse potevamo uscirne, ma dopo gli ultimi recenti fatti, terremoti, neve, accaduta la vicenda di Rigopiano, siamo ancora in piena crisi. E un altro, il coinvolgimento dei giovani. Noi crediamo che proprio perché ci deve essere una rinascita, la rinascita deve partire dai giovani, e infatti questa nostra iniziativa è accompagnata dalla presenza di tanti giovani, e questo ci riempie ovviamente di grande orgoglio, ma anche di grande responsabilità. Orgoglio perché vuol dire che siamo ancora in grado di parlare ai giovani e di dare loro delle speranze, ma dare a loro anche un esempio di valori. Responsabilità, perché poi dobbiamo essere in grado di mantenere questo impegno. La primavera delle idee per far tornare Forza Italia a quel partito politico che era tempo fa. Ma io credo che più che Forza Italia è il centrodestra. C'è tutte quelle forze che credono in certi valori di patria, di nazione, di famiglia, ma soprattutto di identità, di cultura, di territorio. Ecco, oltre alle sigle dei partiti, riprendiamo una battaglia di valori.